Assessore Mino Borracino, assessore della Regione Puglia allo sviluppo economico, il territorio cresce grazie a queste iniziative, grazie a questi provvedimenti che danno una boccata d'ossigeno alla sanità ionica, l'inaugurazione del reparto di pneumologia, la stabilizzazione. Lei in tante occasioni nell'ambito della consiliatura ha sottolineato l'importanza fondamentale, imprescindibile, di implementare il personale. Diciamo che ci sono speranze per alleviare le sofferenze dei nostri malati. Lentamente ma con costanza stiamo incominciando a raccogliere risultati importanti per la stabilizzazione del personale, quindi la capacità di riuscire a offrire maggiore competenza nelle nostre corsie, nei nostri ospedali, nei nostri distretti. E poi la questione importantissima dell'inaugurazione del reparto di pneumologia, che insomma è un aspetto importante per la città di Taranto. Dobbiamo continuare con l'emergenza urgenza, continuare con il varo dell'Agenzia Regionale Unica per l'Emergenza Urgenza e a brevissimo inaugureremo all'ospedale di Grottaglie la riabilitazione fisiatrica. Stiamo lavorando anche per spostare la geriatria a Grottaglie, stiamo lavorando per ottimizzare gli spazi qui al Moscati per renderlo davvero un polo di eccellenza, un polo oncologico, e quindi che necessita anche di maggiori spazi. Insomma, risultati importanti che sono il frutto di tante battaglie, di tante richieste che alla fine, dopo mesi, in alcuni anni, in alcuni casi anche anni di lavoro, stanno arrivando a compimento. La pneumologia come momento, come punto imprescindibile ovviamente in una realtà stuprata, quella ionica dal punto di vista ambientale. Certo, Taranto ha dato tanto e bisogna invertire la tendenza. Ho sempre detto che lo Stato deve farsi carico di Taranto per quello che ha dato al sistema industriale italiano. C'è bisogno di risorse importanti per sul duplice binario: uno, quello di avviare le necessarie bonifiche vere, quelle da prescrizione nell'AIA, e l'altra mettere i soldi per fare azioni di screening, di prevenzione importante, e avviare reparti di eccellenza che necessitano di somme economiche notevoli, di acquisto di apparecchiature che in parte già ci sono state ma che bisogna continuare, e soprattutto di personale. Senza il personale medico purtroppo non si può fare medicina e medicina di eccellenza. Dobbiamo continuare a tenere alto il livello della contrattazione con il governo centrale, anche perché ricordiamo che abbiamo un governo che su questa vicenda si è battuto tanto, aveva promesso la chiusura dell'ILVA, e quindi rispetto a queste promesse noi abbiamo necessità di mantenere alto il livello della tutela ambientale e sanitaria nella nostra città.